Un millenario guardiano delle greggi ed uno straordinario compagno di vita. Il pastore maremmano abruzzese non è solo un cane bellissimo, con il suo pelo di un bianco candido e gli occhi a mandorla, ma anche un cane dal carattere indipendente. È docile ed affettuoso, ma diventa forte e deciso quando è necessario. Ad Ariano Irpino, presso il centro sportivo Bruno Giorgione di Santa Barbara, ne sono arrivati oltre 80 splendidi esemplari da tutta Italia in occasione dell'11° raduno nazionale intitolato a Luigi Fraddosio. Un appuntamento che ha attratto famiglie, appassionati ed allevatori sotto l'egida dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese, la provincia di Avellino, il comune di Ariano, con la collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori. Oggi è una data importante per Ariano, per i cinofili arianesi, perché c'è il raduno nazionale del cane da pastore maremmano abruzzese. Ricordiamo sempre il nome intero perché ci sono molte dispute su questo nome. Questa è una delle 6 manifestazioni che sono valevoli per il campionato italiano di bellezza. È l'undicesima volta che lo facciamo ad Ariano, sempre con grande successo. Devo dire che quest'anno c'è davvero tanto pubblico e tantissimi cani, ben 80. 4 soggetti iscritti. Io arrivo dalla Calabria, dal 78. dove Grazie allevo questi cani magnifici, Ilario, scelti c'è l'ora di pranzo, giusto? per, non per solo per la loro bellezza, ma scelti perché è una razza italiana e scelti per la loro utilità. Infatti, chi li utilizza in maniera intelligente riesce a difendere i propri allevamenti dagli animali selvatici che possono pregiudicarli, come il lupo, come l'orso, come i cani inselvatichiti.